Ilaria Caprioglio, candidata a sindaco a Savona per il centrodestra. Si vota il 5 giugno, ma la vostra macchina elettorale ormai è in moto da qualche settimana. Innanzitutto, come mai ha deciso di accettare questa sfida? Ma ho deciso perché vivo da Savona da oltre 20 anni e non mi piace più la mia città. Purtroppo è una città bellissima, ma è stata lentamente lasciata morire. E quindi, avendo tre figli e dedicandomi da anni ai ragazzi anche della mia città, quindi ai giovani savonesi, il mio desiderio è proprio quello di riuscire in qualche modo a rilanciare la nostra città. Rilanciarla anche perché attraverso un rilancio economico possiamo finalmente avere una Savona solidale, una Savona attenta ai nostri anziani, e sono molti gli over 65 savonesi. Intanto lei ha rilanciato un po' il centrodestra a Savona, quantomeno lo ha ricompattato. Sembrava che le forze politiche di centrodestra potessero addirittura andare divise a questa corsa elettorale, invece è uscito il suo nome e tutti hanno fatto convergenza su di lei. Una soddisfazione? Sì, io credo forse che ci fosse bisogno un po' di novità, e ci fosse bisogno di un nome totalmente sganciato dai partiti. E io non ho mai voluto essere politico, io provengo da quello che viene definita la società civile e mi sono sempre impegnata prima di queste discese in campo per il benessere della collettività, e credo che sia forse stato sicuramente questo a far convergere le forze e a sostenermi. Tra l'altro con lei c'è anche un nuovo esperimento politico per il centrodestra, un'unica lista civica che metterà insieme Forza Italia, Fratelli d'Italia e l'area del nuovo centrodestra, l'area popolare. Esattamente, e si ritorna a quella coalizione forte, sì, comunque la coalizione che ha fatto vincere alle regionali, e per cui ci crediamo e vogliamo ribissare quella vittoria. Senta, diventando sindaco, il primo impegno che si sente di prendere con i savonesi, quale sarebbe? Ma sicuramente nei primi giorni in cui sarò sindaco andrò a conoscere chi lavora in comune, andrò a conoscere le criticità del comune e soprattutto cercherò di mettere mano a un bilancio che purtroppo ci siamo resi conto è disastroso. Lei è la prima volta che si misura con la politica. In queste prime settimane di campagna elettorale, qual è stato il suo termometro? Qual è stata la reazione anche delle persone vedendola in giro, incontrando appunto i savonesi? La reazione è stata positiva, assolutamente positiva. Io sono comunque un volto già conosciuto a Savona, appunto per altri impegni nel mondo della cultura e nel mondo del sociale. E devo dire che molte persone proprio mi sono venute incontro, si sono anche offerte di aiutarmi e comunque di sostenermi. E poi è positivo il gioco di squadra che stiamo riuscendo appunto a fare con tutte le forze di coalizione. Ho un'ottima squadra e ottimi compagni. Tra i diversi candidati anche il segretario del nuovo Partito Socialista, che quindi ha preso una posizione diversa rispetto a quella che è la storia di questo partito nella provincia savonese. Sì, sono veramente felice che ci sostenga una persona che ho avuto modo di conoscere da poco, ma con un'enorme carica umana. Crede in me, crede nella persona, e comunque anche lui è convinto, come tutti noi, che ci sia un nuovo modo di fare politica. Ringraziamo per essere stata con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè, Ilaria Caprioglio.